La Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali è una comunità che include circa 500 docenti, più di 8.000 studenti e quasi 200 unità di personale tecnico, amministrativo e bibliotecario. Oggi raggruppa discipline assai diverse tra loro per metodi e oggetti di studio. Si va dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande, dallo studio della vita alla progettazione di supercalcolatori. Un tema unificante è la ricerca della formalizzazione delle conoscenze in un linguaggio matematico atto a quantificare i fenomeni perseguendo la filosofia del metodo scientifico. Nella facoltà sono presenti 6 dipartimenti, centro dell'attività di ricerca e cardine dell'attività didattica. Il Dipartimento di Biologia Ambientale promuove ricerche su origine, struttura, funzionamento attraverso lo studio degli organismi viventi e del loro ambiente. Il Dipartimento contribuisce alla conoscenza biologica e qualità agroalimentare anche in campo farmaceutico e promuove lo sviluppo della società e dell'industria nel pieno rispetto dell'ambiente. Ma si occupa anche di tecnologie biologiche ed abiologiche integrate, mirate al recupero e alla salvaguardia di beni archeologici e culturali. I corsi erogati dal Dipartimento si traducono in una ricchezza di insegnamenti in lauree triennali e magistrali, anche a curricula diversificati, ed in master tematici con percorsi formativi corredati da stage ed attività, anche presso entità extrauniversitarie ed attività tecnologie specifiche. Presso il Dipartimento di Scienze della Terra è possibile studiare molteplici aspetti del meraviglioso pianeta in cui viviamo, la sorprendente natura che ci circonda, per imparare a gestire e sfruttare in modo sostenibile le risorse primarie, nonché salvaguardare l'ambiente per le generazioni che verranno. I punti di forza del Dipartimento sono la presenza di docenti di grande prestigio internazionale che fanno ricerche di avanguardia nei diversi ambiti delle scienze della terra e della natura, la possibilità di attività di terreno propedeutiche all'attività di geologo e naturalista. Il Dipartimento dispone inoltre di 30 laboratori scientifici e didattici dedicati alle varie discipline. Gli studenti potranno usufruire di una biblioteca dotata, di una sala lettura aperta H24 e con una ricca collezione di pubblicazioni tra cui libri, carte e riviste scientifiche e un patrimonio cartografico a disposizione degli studenti. Motivo di vanto è la presenza di un museo con collezioni di rocce, minerali e fossili uniche al mondo, sulle quali studiare e mettere alla prova le proprie competenze.